Il caso del SEN 30 più 30 che abbiamo utilizzato per verificare in un caso particolare la formula di addizione e sottrazione ci può far venire in mente che oltre la somma di due angoli uguali che conosco, che mi danno un angolo conosciuto a sua volta, posso avere il prodotto, il raddoppio dell'angolo. Per esempio 30 più 30 è come dire 2 per 30 gradi. Quindi ci sono anche i casi in cui io non ho la semplice somma di angoli, ma ho il raddoppio di un angolo. Sono le famose formule di duplicazione, cioè formule in cui io ho, invece che un sen alfa più beta, ho un sen di due volte alfa, cioè il doppio di un angolo, come ho anche il cos, altra formula del 2 alfa. Vediamo come sono queste formule. E il sen di 2 alfa? Beh, il sen di 2 alfa è semplicemente sen di alfa più alfa, prodotto misto, quindi sen alfa cos alfa, più segno coerente di nuovo sen alfa cos alfa. Alla fine questa roba che cosa fa? Questa roba, tutte e due cose sono uguali, viene due volte sen alfa cos alfa. Riassumendo, togliamo i passaggi intermedi che non ci servono più, questo vale 2 sen alfa cos alfa. Il caso invece del cos, analogamente, se io lo vedo come cos di alfa più alfa e poi applico la formula di addizione così come la conosco, prima non più prodotti misti ma prodotti coerenti, cos e cos, quindi cos alfa per un altro cos alfa, perché gli angoli sono uguali, quindi cos 2, meno, perché il segno è, come dire, incoerente, è opposto, quindi meno il prodotto dei sen, quindi sen quadro alfa, perché sono uguali gli angoli. Allora, in prima battuta la formula per il coseno è questa qua, cos quadro alfa meno sen quadro alfa. C'è però la possibilità di trasformare questa formula in almeno altre tre forme. Prima forma, questa qui è una differenza di quadrati, si potrebbe scomporre in prodotto notevole, cioè mettere un cos alfa più sen alfa che moltiplica cos alfa meno sen alfa, quindi differenza di quadrati che secondo il prodotto notevole viene trasformata in prodotto della somma per la differenza. Altra maniera di scomporre, io so che avendo i quadrati, dalla relazione fondamentale che mi dà sen quadro alfa più cos quadro alfa uguale a 1, la somma dei quadrati cateti uguale al quadrato di ipotenusa che è 1, so che sen quadro alfa per esempio è 1 meno cos quadro alfa. Quindi potrei qui sostituire, far diventare questa roba cosa? Cos quadro alfa, che è il primo, meno 1 meno cos quadro alfa. Togliendo la parentesi, questo meno davanti al cos quadro alfa e questo meno davanti diventano un più, di cos quadro alfa ne ho 2, quindi alla fine posso dire 2 cos quadro alfa meno 1, che è l'ultima cosa che mi è rimasta. Però posso fare al contrario, cioè invece che cambiare il sen quadro alfa, ricavarmi il cos quadro alfa. Cos quadro alfa, sempre secondo la stessa relazione fondamentale, cos quadro alfa portandogli al sen quadro mi diventa 1 meno sen quadro alfa. Ma allora qui mi faccio 1 meno sen quadro alfa, che è questo qua, meno sen quadro alfa ancora, questi due fanno meno 2 cos quadro alfa. Quindi quarta possibile, diciamo, forma della duplicazione del coseno è 1 meno 2 volte sen quadro alfa. Non è che bisogna studiare tutta a memoria, l'importante è ricordarsi la principale, che oltretutto deriva anche dalla formula di addizione e sottrazione del coseno. Queste altre si possono ricavare, però quello che serve sapere è che le forme possibili sono 4, e a seconda di cosa sto calcolando, eccetera, può venirmi comodo una piuttosto che un'altra.